L'uomo che rubava il Colosseo. Una volta un uomo si mise in testa di rubare il Colosseo di Roma. Voleva averlo tutto per sé perché non gli piaceva doverlo dividere con gli altri. Prese una borsa, andò al Colosseo, aspettò che il custode guardasse da un'altra parte, riempì affannosamente la borsa di vecchie pietre e se lo portò a casa. Il giorno dopo fece lo stesso e tutte le mattine, tranne la domenica, faceva almeno un paio di viaggi o anche tre, stando sempre bene attento che le guardie non lo scoprissero. La domenica riposava e contava le pietre rubate, che si andavano ammucchiando in cantina. Quando la cantina fu piena, cominciò a riempire il solaio e quando il solaio fu pieno, nascondeva le pietre sotto i divani, dentro gli armadi e nella cesta della biancheria sporca. Ogni volta che tornava al Colosseo, lo osservava ben bene da tutte le parti e concludeva fra sé: "Pare lo stesso, ma una certa differenza si nota. In quel punto là è già un po' più piccolo." E asciugandosi il sudore, grattava un pezzo di mattone da una gradinata, staccava una pietruzza dagli archi e riempiva la borsa. Passavano e ripassavano accanto a lui turisti in estasi, con la bocca aperta per la meraviglia, e lui ridacchiava di gusto, anche se di nascosto: "Ah, come spalancherete gli occhi il giorno che non vedrete più il Colosseo!" Se andava dal tabaccaio, le cartoline a colori con la veduta del grandissimo anfiteatro gli mettevano allegria. Doveva fingere di soffiarsi il naso nel fazzoletto per non farsi vedere a ridere. "Le cartoline illustrate! Tra poco, se volete vedere il Colosseo, dovrete proprio accontentarvi delle cartoline." Passarono i mesi e gli anni. Le pietre rubate si ammassavano ormai sotto il letto, riempivano la cucina, lasciando solo uno stretto passaggio tra il fornello a gas e il lavandio. Colmavano la vasca da bagno, avevano trasformato il corridoio in una trincea. Ma il Colosseo era sempre al suo posto. Non gli mancava un arco, non sarebbe stato più intero di così se una zanzara avesse lavorato a demolirlo con le sue zampette. Il povero ladro, invecchiando, fu preso dalla disperazione. Pensava che io abbia sbagliato i miei calcoli? Forse avrei fatto meglio a rubare la cupola di San Pietro. Su, su, coraggio! Quando si prende una decisione bisogna sapere andare fino in fondo. Ogni viaggio ormai gli costava sempre più fatica e dolore. La borsa gli rompeva le braccia e gli faceva sanguinare le mani. Quando sentì che stava per morire, si trascinò un'ultima volta fino al Colosseo e si arrampicò penosamente di gradinata in gradinata, fin sul più alto terrazzo. Il sole al tramonto colorava d'oro, di porpora e di viola le antiche rovine, ma il povero vecchio non poteva veder nulla perché le lacrime e la stanchezza gli velavano gli occhi. Aveva sperato di rimaner solo, ma già dei turisti si affollavano sul terrazzino, gridando in lingue diverse la loro meraviglia. Ed ecco, tra tante voci, il vecchio ladro distinse quella argentina di un bimbo che gridava: "Mio, mio!" Come stonava, com'era brutta quella parola lassù, davanti a tanta bellezza. Il vecchio adesso lo capiva e avrebbe voluto dirlo al bambino. Avrebbe voluto insegnargli a dire nostro invece che mio, ma gli mancarono le forze.